Grazie signora Ministra, grazie per le sue belle parole. La Ministra dell'Interno vuole far uso della parola, grazie. Buongiorno, un saluto alla professoressa Maria Falcone, a tutte le autorità civili e militari, al sindaco di Palermo che ci ospita oggi in questa città meravigliosa, ai ministri, colleghi ministri che sono qui presenti. All'ingresso dell'Accademia dell'FBI di Quantico in Virginia, negli Stati Uniti, un busto in bronzo accoglie i giovani che aspirano a diventare tra i più bravi poliziotti del pianeta. È il busto di Giovanni Falcone. La colonna su cui si poggia è spezzata, come a simboleggiare un lavoro interrotto da completare, e a terra sono posati una spada e uno scudo, con scolpita una bilancia, simbolo della giustizia. Quel monumento è lì dal 1994. Se appena 2 anni dopo la strage, la più famosa scuola di polizia del mondo decise di includere tra i propri maestri la figura di Giovanni Falcone, e perché ne riconobbe da subito la straordinarietà, la lungimiranza del pensiero, l'innovatività dei metodi di lotta alla criminalità organizzata a lui ascrivibili. L'attentato del 23 maggio di 30 anni fa, in cui furono assassinati Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, ha segnato in maniera indelebile il nostro paese. Quel tragico evento, di lì a poco seguito da quello di Via D'Amelio, che colpì Paolo Borsellino e i suoi valorosi agenti Agostino Catalano, Vincenzo Limuti, Walter Eddy Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, cambiò per sempre la lotta alla mafia. Gli occhi di chi non voleva vedere, di chi fino allora aveva provato a sminuire, quelli di chi si ostinava ad avversare le straordinarie intuizioni di Falcone e Borsellino, si dovettero, gioco forza, aprire e ricredere. Giovanni Falcone aveva avuto e ostinatamente perseguito l'idea in base alla quale fosse indispensabile cambiare completamente gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Lui aveva capito la mafia e, comprendendola, ne aveva contrastato in maniera viscerale la mentalità, il metodo. Ne aveva intuito la profonda trasformazione verso una dimensione che già allora superava quella nazionale. Mentre intorno a Falcone si avviluppava una trama fatta di diffidenza anche culturale, la sua competenza in materia di mafia già diventava all'estero una vera e propria lezione. Egli fu tra i primi a comprendere che le mafie speculavano sulla debolezza intrinseca delle relazioni tra gli stati in materia giudiziaria e di polizia, ostacolate anche e soprattutto dalla diversità degli ordinamenti giuridici e dalla carenza di efficaci processi di armonizzazione. Da qui nacque la convinzione che avrebbe dovuto curare con i colleghi stranieri un rapporto personale basato sulla fiducia, sulla stima reciproca, grazie alla quale avrebbe potuto abbattere quelle barriere culturali e giuridiche che per anni hanno garantito l'indisturbata ascesa della criminalità transnazionale. È proprio grazie a quella visione che oggi siamo in grado di leggere e governare i fenomeni che impattano sulle nostre vite, sulle nostre società, sui nostri sistemi istituzionali.
La globalizzazione sociale ed economica ha portato con sé anche la globalizzazione del crimine. Le mafie sono capaci di stravolgere le regole del mercato, di condizionare l'economia legale e il sistema democratico del paese. Le mafie oggi raramente si fanno la guerra, più spesso si spartiscono in silenzio gli affari su scala internazionale. Non dobbiamo confondere questo agire silenzioso e sommerso con l'idea di un fenomeno che va ad esaurirsi. Ripeteremmo lo stesso tragico, drammatico errore che contrappose segmenti istituzionali e sociali all'azione intrapresa da Falcone durante la sua carriera di magistrato. Giovanni Falcone ci ha insegnato l'indispensabilità di una strategia comune, la necessità di condividere le informazioni in un contesto di sinergica cooperazione internazionale. Con questa ispirazione, appena un mese prima della sua morte, Falcone aveva rappresentato, è stato detto anche prima, l'Italia a Vienna nella prima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, i cui lavori hanno posto le basi strategiche della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata. Su quelle basi, pochi anni dopo, sarebbe stata firmata a Palermo nel 2000 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Questa stagione di potenziamento delle forme collaborative, sia per gli aspetti di polizia che per quelli giudiziari, ha conosciuto anche recentemente ulteriori e significativi seguiti. Nel 2020, in occasione del 20° anniversario della stipula della Convenzione di Palermo, è stato lanciato il programma Falcone Borsellino, che mira al potenziamento della cooperazione tra l'Italia e i paesi del Centro e Sud America nel contrasto della criminalità organizzata. E l'evento di oggi è un ulteriore tassello di questa strategia. La collaborazione con l'organizzazione italo-latina americana rappresenta un'esemplare iniziativa di diplomazia giuridica volta all'assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza nell'area latinoamericana. Anche l'Unione Europea ha di recente elaborato una strategia ad hoc in materia di criminalità organizzata, fondata su alcune direttrici fortemente sostenute dal nostro Paese. Tanti sono i progetti attivi su scala internazionale in materia giudiziaria e di polizia, ma il minimo comune denominatore di questo diverso modello è sempre lo stesso. Cooperazione, condivisione, sono le parole che lo riassumono. La chiave di volta della lotta alla criminalità organizzata e delle attività che ne sono la declinazione concreta. Lavorare insieme e mettere a sistema in una logica di scambio reciproco. È questo l'approccio adeguato per combattere efficacemente il metodo mafioso che prospera là dove ci sono omertà e divisioni. Due parole d'ordine devono caratterizzare l'agire delle istituzioni, così come i metodi di indagine della magistratura e forze di polizia, i rapporti tra paesi e organizzazioni internazionali e finanche l'azione della società civile. Le mafie hanno dimostrato di saper stringere legami con i detentori del potere, insinuandosi all'interno delle organizzazioni statali. Non esiste il solo riciclaggio dei capitali illeciti, ma anche quello delle reputazioni personali. Sfruttando la vulnerabilità degli assetti istituzionali e i momenti di crisi, la criminalità organizzata è in grado di camuffarsi e di proporsi con una nuova e rispettabile immagine. È fondamentale, quindi, costruire una comune cultura tra tutti gli stati.
Creare una consapevolezza condivisa contribuisce a dotare la società e i sistemi istituzionali di ciascun paese degli anticorpi necessari a respingere le minacce di una mentalità deviante. La dimensione globale che ha ormai assunto l'azione di contrasto alla criminalità organizzata è forse la più preziosa eredità dell'impegno morale e intellettuale di Giovanni Falcone. Un impegno condotto nel solco del metodo investigativo e organizzativo avviato da Rocco Chinnici, che in Giovanni Falcone e in Paolo Borsellino ebbe i suoi più stretti collaboratori negli anni in cui fu a capo della Procura della Repubblica di Palermo. Accomunati dallo stesso tragico destino, quegli eroici servitori dello Stato hanno reso più forte e determinato lo slancio collettivo nella lotta alle mafie e nell'affermazione dei valori della legalità e della giustizia. A 30 anni dall'inaudita violenza di Capaci e di Via D'Amelio, possiamo affermare con sicura consapevolezza che quel sacrificio non è stato vano, che tutto ciò che da allora è stato realizzato è frutto dell'azione in vita di Falcone e Borsellino, ma anche del generoso dono della loro morte. Ed è per questo che dobbiamo essergli eternamente grati e proseguire nel loro impegno, nel nostro impegno di uomini delle istituzioni, senza mai tradire la loro lungimirante visione. Grazie. Grazie, grazie molte signora Ministra dell'Interno. Adesso abbiamo, prima di concludere questa sessione di dialogo politico, tre brevissimi saluti dall'America Latina. Iniziamo con il Ministro dell'Interno dell'Argentina, Aníbal